questo è il rammarico di Antonio Bartoccini. La SIR vince, trova un po' di continuità anche se i tanti impegni ravvicinati evidentemente si fanno sentire. SIR che va avanti un po' con il talento dei suoi campioni e l'esperienza nei momenti cruciali, come è accaduto nel quinto set di Busto. Ancora una maratona per la Sir Safety Perugia, che dopo il successo al quinto set a Latina e nella prima di campionato e dopo l'impresa di Supercoppa ha bisogno ancora una volta del tie break per aggiudicarsi una partita. La squadra non ha ancora equilibrio e si vede. I Black Devils alternano momenti di ottimo gioco ad altri con pause paurose che, unite ad un avversario in vena, trascinato da un ottimo Kurek, mettono ripetutamente in discussione l'esito della contesa. Perugia conduce per due volte, ma per due volte Monza impatta e addirittura si presenta al tie break in vantaggio. Per fortuna ci pensa Leone, che con due ace di fila porta il set decisivo dalla parte della Sir, con Ogendorn e Ricci ottimi comprimari per consentire ad Ainen di mettere in cascina altri due punti, nonostante i due match point in favore dei padroni di casa annullati dai Black Devils, che poi chiudono grazie ad un errore di Kurek, fin lì il migliore in campo. Tanti i cambi e i disastetti utilizzati da Ainen durante la gara. Il tecnico belga ha alternato sia i posti 4 che i centrali, sia il ruolo di opposto, sia la diagonale, con Atania Sevic uscito dal campo dopo 2 set e mezzo. È Filippo Lanza il miglior realizzatore dei bianconeri, con 14 palloni vincenti, 13 per Leon e per un ottimo Russo. Doppia cifra anche per Plotnitsky e per il solito Podrashanin. Domenica si torna in campo e non sarà una partita qualunque. La sera va a fare visita a Lube Civitanova, che lo scorso maggio scippò a Leone e compagni lo scudetto bis sul Taraflex del Palabarto.